la mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Benvenuti ad Antenna 2. Questa volta non è un incontro a due, è un incontro con due nuovi assessori del Comune di Avezzano. Li conosciamo stasera, si tratta di Filomeno Babbo e Lorenzo De Cesare. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Filomeno Babbo è stato già consigliere due volte e adesso è diventato assessore. Come succede? Come si fa a diventare assessore? Beh, non si diventa perché uno ha fatto due volte o certo. Più volte il consigliere comunale. Sicuramente è molta soddisfazione per questa carica da parte mia, da parte del mio gruppo. Due parole soltanto sul fatto politico. Noi siamo espressione di una lista civica chiamata Partecipazione e Sviluppo, lista civica che si è formata 4 anni fa, quando si candidò per la seconda volta il sindaco Floris. Lista formata da molte esperienze, da movimenti e da associazioni, alleandosi con il sindaco Floris, riconoscendosi nel programma del sindaco e partecipando fattivamente anche alla stesura dello stesso. Oggi siamo alleati della PDL come lista civica Partecipazione e Sviluppo. In questi 4 anni, che più o meno sono passati 4 anni dall'inizio, siamo stati appunto, dicevo, alleati fedeli, abbiamo dato apporti e fiducia al sindaco e alla nostra maggioranza. Dopo questo percorso, diciamo così, insieme, di scelte fatte insieme, abbiamo chiesto anche con forza di avere responsabilità politica di governo, quindi partecipare attivamente alle scelte politiche. E partecipi quale assessore? Sì. All'urbanistica, alla sì. Pianificazione del territorio, politica della casa, nettezza urbana, politica energetica, patrimonio e espropri. Abbiamo di che parlare. Sì, però volevo solo finire un attimo, sì. Due parole soltanto se è possibile. Volevo in questo caso, non è mancata occasione, ringraziare il sindaco che ci ha riconosciuto questo ruolo, dandoci fiducia, e cercherò di ripagarlo per la fiducia lavorando bene per la nostra città. Ce l'auguriamo tutti che voi lavoriate bene. Sicuramente, il primo obiettivo è questo qua. Oggi il riferimento della lista partecipazione e sviluppo è soprattutto il Movimento Cristiano Lavoratori, ma non solo, dove io ho fatto peraltro il presidente provinciale dell'MCL. Posso dire che questa lista negli anni si è rafforzata e è sicuramente pronta per affrontare le prossime consultazioni elettorali. Passiamo a Lorenzo De Cesare, dottore commercialista, è stato eletto nel 2007 con Alleanza Nazionale ed è assessore al bilancio, alle finanze, alla programmazione economica. Un assessorato preoccupante, perlomeno che dà delle preoccupazioni. Beh, sicuramente dà delle preoccupazioni, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, perché se da un lato il federalismo fiscale è una nuova sfida per i comuni e secondo me è una strada giusta, dall'altra impone ai comuni una programmazione, una politica delle entrate differente da quella che si è fatta fino ad oggi, soprattutto in considerazione del fatto che ci sono continui tagli, gli ultimi sono stati appunto per il triennio 2011, 2012 e 2013, crescenti peraltro, tagli ingenti che in comuni come quello d'Avezzano possono mettere in seria difficoltà una programmazione di bilancio se rimane ancorata a quelle che erano i vecchi metodi e le vecchie politiche di bilancio, cioè non si può più far fronte esclusivamente o non si può più tener conto esclusivamente a quelli che sono i trasferimenti
dallo Stato centrale, perché sappiamo che gradatamente vanno a diminuire e diminuiranno sempre di più. Quindi bisogna riprogrammare, rimpostare e parlare già nel comune di una politica di entrate, di un ufficio delle entrate. Viceversa, oggi nei comuni si parla un po' più riduttivamente dell'ufficio tributi, dell'ufficio bilancio. Non è così, la sfida è trasformare questi uffici in uffici delle entrate. E state pensando a una riorganizzazione degli uffici? Beh, stiamo pensando sicuramente sì a una riorganizzazione degli uffici. Non è cosa semplice, perché premesso appunto che sono assessore da pochissimo tempo e quindi non è facile riorganizzare, certo, o pensare di fare grandi cose in poco tempo. Ci vuole appunto, per ogni maggiore è il progetto che uno vuole portare avanti, maggiore è l'impegno, certo, che bisogna profondere, e maggiore necessariamente sarà il tempo. All'interno dell'ufficio ho potuto riscontrare grossa competenza e ci sono ottime professionalità che consentono di fare questi ragionamenti. È probabile che, a mio avviso, bisogna anche fare qualche intervento in tema di personale, perché se si vuole... Intervento che significa? Tagli pure lì? No, assolutamente il contrario, secondo ecco, me, nel senso che se dobbiamo fare un ufficio delle entrate con una politica delle entrate... Risorse umane, è ovvio che ci vogliono delle risorse diverse di quelle che... Bene, torniamo a Filomeno Babbo. Per completezza di presentazione dirò che è un dipendente dell'ospedale civile. Ho elencato prima i vari settori di cui si deve occupare quale assessore. Cominciamo dall'urbanistica. Quanto tempo ci vuole per una licenza di costruzione? Però andiamo sempre sui tempi, Allora, i tempi per una concessione edilizia va al momento dai 4 mesi e mezzo. È una buona media? Sono tempi lunghi. Si può migliorare? Con il settore, si può sempre migliorare? Sempre migliorare. Con il settore stiamo trovando il modo per migliorare questi tempi. A volte si allungano non per colpa dell'ufficio, magari il committente, il cittadino che presenta il progetto, magari lo presenta mancante di alcune cose, di planimetria o di certificati, quindi quando poi l'istruttore va a controllare, vede che manca qualcosa, deve scrivere al cittadino, mentre lui fa la reintegra di questi atti passa il tempo, non dico che si raddoppia, ma quasi. Non deve essere un vanto, perché comunque sono tempi lunghi, però in altre città della grandezza della nostra questi tempi sono di gran lunga superiori. E qui vorrei ringraziare anche tutto il personale dell'urbanistica. Se mi permette vorrei dire anche altre cose che oggi l'ufficio sta svolgendo, due parole, sì, a breve, nell'ambito. Sì, nell'ambito dell'urbanistica. A breve pubblicheremo il PPA, Programma Pluriennale di Attuazione, strumento che individua le aree dove attuare il PRG per i prossimi 3 anni. Si sta facendo un bando per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà nella zona per i lotti della ex 167, la Pulcina, dove lì circa il 60% di quelle aree sono state vendute in diritto di superficie, sì, non in diritto di proprietà. Sì. Quindi si dà l'opportunità ai cittadini di regolarizzare. È una proprietà precaria, sì, anche questa. Pure quella è precaria. Poi stiamo lavorando sul piano di recupero del centro storico di Antrosano, quindi già sta in via tutto il meccanismo per recuperare tutta quella zona vecchia del paese che sopra. Che significa in termini pratici? Una persona che ha un immobile, un vecchio immobile nel, sì, centro di Antrosano, che può fare? Che deve fare? No, a quel punto è l'ufficio che si interessa di tutto, perché là purtroppo, come tutti i paesi, ci sono tutti i pezzettini, sì, di terra o di piccole strutture, sì, ma va come dire, garantito per tutti che l'ufficio prende atto di tutta quella zona, forma un piccolo piano regolatore, un piccolo piano di case, dove poi tutti andranno a partecipare nella struttura, nel piano che si farà. Torniamo al bilancio, che sembra un argomento dolente. Quali sono le voci principali di spesa del Comune di Avezzano? Beh,
Tenete presente che non a parte i servizi che comunque il Comune deve dare alla città e ai cittadini, ma sì, al di là dei servizi, io ci tengo a precisare che nonostante i tagli consistenti che abbiamo avuto sul bilancio del Comune d'Avezzano, manteniamo inalterati, almeno siamo riusciti a mantenere inalterati alcuni servizi fondamentali, che per esempio voglio ricordare l'università, che è una fonte di spesa molto elevata sul nostro bilancio, come anche siamo riusciti, diminuendo peraltro quello che è l'impegno di spesa, a garantire il servizio della casa di riposo e anche il servizio dell'asilo nido. Tenga presente che per l'università la spesa ce l'ha solamente il Comune d'Avezzano, però l'impatto... Lo dici con orgoglio o con preoccupazione? No, no, io lo dico con orgoglio, perché nel momento in cui consideriamo Avezzano non soltanto come Avezzano, ma come città capoluogo della Marsica, beh, questo è un onore, ma anche un onere. L'onere, per esempio, in tema di università ce l'abbiamo sul bilancio del Comune d'Avezzano, abbiamo l'onore di avercelo, però l'impatto positivo ricade un pochino su tutta la Marsica. Se pensiamo che prima per mandare un figlio a studiare all'università bisognava mandarlo necessariamente all'Aquila, a Roma, a Pescara, per rimanere vicino e per rimanere in Abruzzo, adesso almeno per le facoltà che sono garantite ad Avezzano può rimanere qui. E diciamo pure che sono gli altri che vengono qui. E sono anche gli altri che vengono insomma, qui. Insomma, il gioco vale la candela, per dirla in termini... Beh, se facciamo un mero bilancio tra entrate e uscite, sicuramente no, perché ovviamente che non possiamo registrare nel bilancio del Comune d'Avezzano i vantaggi di avere l'università. Se facciamo un bilancio di tipo sociale, sicuramente sì, perché avere un consistente numero di studenti qui ad Avezzano significa avere comunque immobili affittati. E queste entrate non vanno nel bilancio del Comune d'Avezzano, andranno nelle entrate della città. Avere comunque una notorietà del Comune di Avezzano, della città di Avezzano in altri ambiti fuori Avezzano, beh, è sicuramente un vantaggio sociale enorme, però un vantaggio sociale che si paga. E mentre hai accennato alla casa di riposo, fra giorni si inaugura la casa di riposo ristrutturata, mi sbaglio? Sì, la casa di riposo è stata ristrutturata. Adesso io non sono in grado, perché non è competenza mia, di parlare delle opere di ristrutturazione. Posso dire, per aver visitato la casa di riposo prima e per averla visitata adesso, che obiettivamente il servizio che oggi viene dato è notevolmente superiore, perché è una struttura completamente rinnovata rispetto a prima. Sicuramente più accogliente rispetto a prima, che tra l'altro offre delle possibilità di servizio superiori, perché non è solamente casa di riposo, ma ci sono 24 posti, se non ricordo male, disponibili per l'RSA. Residenza sanitaria assistita. Che non è ancora stata autorizzata dalla Regione Abruzzo, però c'è un iter in corso di autorizzazione. Questo significa offrire altri tipi di servizi che consentirebbero e consentiranno una riduzione del costo sul bilancio del Comune d'Avezzano. Se mi consente, proprio per riallacciarmi al discorso che faceva prima Filomeno Babbo, per quanto riguarda il settore urbanistico, siccome è mio fermo convincimento che bisogna studiare bene quelle che sono i meccanismi di funzionamento dell'amministrazione per incidere lì dove si possono migliorare, devo dire senza voler nascondere nulla che in tutte le macchine amministrative possono esserci delle sacche di inefficienza e delle situazioni che possono e devono essere migliorate. Io attraverso diversi incontri col settore dell'urbanistica e con l'architetto De Sanctis che
nel dirigente, con l'ingegner Panico, che è il dirigente del bilancio, abbiamo messo a punto un programma di lavoro proprio per risolvere quelli che erano i problemi connessi a una fonte di entrata molto importante del bilancio comunale di Avezzano, che è la Bucalossi. Attuando un percorso di incasso attraverso anche l'impegno del tesoriere, e oggi i contribuenti, e abbiamo potuto verificare che spesso accadeva, pagavano la prima rata, ma e poi ricevevano il permesso a costruire, siccome le successive due rate hanno scadenza nel successivo secondo e terzo anno, quindi a lungo termine, perché la norma consente lo questo prevede, sì. Però capitava per un'inefficienza dell'ufficio, attenzione, per una mancanza di adeguata comunicazione tra gli uffici, che oggi invece c'è, poteva capitare che non veniva pagata la seconda e la terza rata. Non appena verrà attuato questo programma, ciò non potrà capitare più, perché sarà il cittadino che ha ricevuto il permesso a costruire che si vedrà comunicare dal nostro tesoriere una comunicazione specifica con avviso di scadenza e con il MAB elettronico per fare i pagamenti. Questo lo stiamo unendo anche a un grosso controllo sulle concessioni edilizie rilasciate precedentemente da quando andrà in funzione, sì, questo sistema, per andare a verificare eventualmente il rispetto sì, dei pagamenti, perché abbiamo stimato esserci una percentuale anche abbastanza interessante di introiti che oggi vengono meno. Filomeno Babbo, uno dei settori di cui ti occupi è la nettezza urbana. Sì. E insomma è un argomento importante. Molto, come stiamo messi? Molto importante, specialmente oggi. Oggi facciamo una minima raccolta differenziata. Per strada ci sono i cassonetti di plastica, vetro, carta, cartone e quant'altro. Sì. Nella zona nord della città, non completamente, non dappertutto della zona nord, in buona parte si fa la raccolta dell'umido, sì, sempre per strada però. Poi facciamo anche la raccolta... Cioè porta a porta? No, per strada. Per strada. I cassonetti per strada. Okay. Facciamo anche la raccolta di cartone nei esercizi commerciali. Loro lasciano a fine giornata, sì, e si passa a raccoglierli. Tutto questo arriviamo a una percentuale massima di 12-15% di differenziata, che non è che è poco, è niente. La legge impone ai comuni un minimo di 50-60%, pena l'ecotassa. Certamente più la differenziata... ci sono dei tempi da rispettare. Sì, sì. Più la differenziata è alta, più spese ha il comune per andare poi a conferire i rifiuti alle discariche. Arriva alla discarica il cosiddetto solvallo, che è quello che rimane dopo il trattamento dei rifiuti. Mm-hmm. Il modo per arrivare a queste percentuali è la raccolta porta a porta. Sì. Quindi da qui a qualche tempo scompariranno tutti i cassonetti per strada, quindi togliamo pure questo ingombro, diciamo così. Quindi ogni famiglia avrà 4-5 cassonetti di vari colori, cassonetti, non cassonetti, bidoncini, mastelli, bidoncini, di vari colori, ogni colore per un tipo di rifiuto, sì, che ogni giorno, ad esempio il lunedì metteremo fuori casa il mastello dell'umido, okay, il martedì del vetro e così via, tutta questa storia qui. È importantissima a questo punto la collaborazione dei cittadini, certo, perché più siamo bravi a fare la differenziata e più la percentuale sale, sperando di arrivare a un 80%. E diminuisce l'ecotassa. No, l'ecotassa se non arriviamo almeno al minimo, ecco, quella che abbiamo se non facciamo il minimo, ma noi contiamo di fare il massimo della differenziata. Certo, il comune non può fare questo servizio da solo e essendo una delle priorità dell'amministrazione, già è in via una gara per aggiudicare questo servizio. Tempi permettendo è che noi contiamo in autunno di cominciare con questo servizio qua. Nella gara c'è pure stato compreso, diciamo così, la pulizia delle strade, la spazzatura delle strade ed anche delle isole ecologiche, almeno due, una a nord e una al sud, poi se non bastano vedremo come fare,
per le isole ecologiche, dove il cittadino che non ha potuto fare altro può andare lì a conferire anche degli ingombranti, quindi o elettrodomestici o materiale sì. in disuso che va messo lì, dalle erbe ai rami, si comincia a pulire i giardini e cose varie, insomma. E questo è. Come si fa a programmare? Il tuo assessorato è programmazione economica, come si fa a programmare senza soldi? Ma se mi consente, prima di rispondere a questa domanda, non è che voglio sottrarmi, ma vorrei approfittare di questo spazio che Antenna 2 ci sta dedicando e che ringrazio molto per questo, di riallacciarmi brevemente al discorso, brevemente al discorso che faceva Filomeno Babbo, perché a me sta particolarmente a cuore, da un settore che per incarichi professionali conosco molto bene. Spesso passa il messaggio che sale la TARSU o la TARSU elevata perché non c'è la raccolta differenziata e che bisogna fare la raccolta differenziata per abbassare il costo della TARSU, l'importo della TARSU. È falso. La raccolta differenziata va fatta per un dovere sociale, morale che abbiamo. Va fatta perché va difeso l'ambiente, non perché fare la raccolta differenziata significa pagare di meno. Forse pagare pure di più. Nell'immediato. La raccolta differenziata costa di più, perché lo capisce anche un bambino delle elementari. Un conto mettere tutto in un cassonetto e portare tutto in discarica. Un conto mettere in quattro cassonetti diversi. Passare quattro volte a raccogliere i rifiuti. Portare rifiuti in quattro impianti diversi. La raccolta differenziata va fatta perché si allunga di almeno quattro volte il tempo di esaurimento di una discarica, perché diminuiscono i rifiuti che vengono conferiti in discarica, ma a me preme, perché ripeto, approfitto di questo... Non approfittare troppo. E quindi preme che passi il messaggio che la raccolta differenziata va fatta perché è un dovere civico, non perché... faccia risparmiare, anzi nell'immediato non fa risparmiare. Torniamo alla domanda, non mi volevo sottrarre alla risposta, ma ripeto, mi premeva lanciare questo messaggio. Programmare senza soldi, avendo delle ristrettezze. Avendo delle ristrettezze non è facile, è questa la sfida. Programmare peraltro vuol dire pensare a un esercizio non in un anno, ma pensare almeno a 3, 4, 5 anni. Diventa ancora più difficile nel momento in cui uno programma e poi magari qualcuno del governo centrale che sta sopra ti rompe le uova nel paniere perché ti dice: guarda che per il prossimo anno ti diamo 1 milione di euro in meno. Quello che è capitato per esempio per il bilancio, anzi di più tra l'altro, il bilancio 2011 del Comune d'Avezzano. E quindi non è sicuramente facile. Programmare tra l'altro significa decidere anche quello che deve essere lo sviluppo economico e sociale della città, che è in stretto collegamento con il settore dell'urbanistica, no? Certo. Perché insomma, ogni atto di programmazione... Con la pianificazione del territorio, incide, con la politica incide della casa, incide con la politica energetica, sulla pianificazione, col patrimonio, del territorio. Di tutto e quindi bisogna necessariamente trovare altre forme di entrate che possono provenire, che so io. Questa frase è pericolosa, altre forme di entrate non significa mica nuove tasse. No, altre forme di entrate significa altre forme di entrate, significa pensare come risparmiare sui costi energetici. Sul bilancio del Comune d'Avezzano c'è un'incidenza elevata per quanto riguarda è già stata fatta un'operazione per risparmiare, ma a mio avviso si può fare ancora. Va bene, non possiamo parlare di tutti i settori di cui ti occupi, ma per esempio mi viene in mente del patrimonio, fa parte la biblioteca, per esempio. Sì, anche. La biblioteca che è chiusa. Beh, è in progetto una struttura nuova per la biblioteca comunale. Nella zona nord di Avezzano, adiacente ai nuovi uffici comunali,
È in progetto una struttura adibita esclusivamente alla biblioteca comunale di circa 600 metri. E questo è, anche se sicuramente si arriverà a questo, anche se ci sono altri edifici che sicuramente quando si finiranno, quando finirà lì, quando saranno pronti gli uffici comunali, qualcosa si venderà e qualcosa lo teniamo. Quindi se non va in porto questo, ma che io conto di fare questa scelta, ci sono anche altre strutture dove poter ubicare la biblioteca comunale. Allora, io ho un'altra decina di domande a testa, ma non è possibile stare qui due ore. Però un'ultima domanda ve la potete fare da soli e vi date la risposta, come dice uno più importante di me. Prego, che domanda ti vuoi fare? No, la domanda è questa, è che avendo avuto questa carica, come dicevo prima, io conto di far bene e vorrei un attimino riportare nel mio piccolo, con l'aiuto dei colleghi, riportare un attimino l'attenzione al centro dell'attenzione il cittadino, perché secondo me da troppo tempo la politica diciamo si è allontanata, è un po' fredda rispetto ai problemi della gente. Oggi forse ci dimentichiamo solo ci dimentichiamo tante cose, magari stiamo più attenti alle cose futili, alle cose che la gente ha bisogno di essere anche solo ascoltata a volte. Certo. Non per essere presa in giro, badi bene, ma essere ascoltata nei problemi e dare un aiuto anche morale, soprattutto morale di questi tempi, dove non si può fare, come diceva il collega al bilancio, tanti lavori con soldi mancanti, diciamo così. Però ecco, nel mio piccolo, con l'aiuto dei colleghi, cercare di riportare un attimino al centro dell'attenzione il fabbisogno del cittadino. Lorenzo De Cesare, la conclusione? La conclusione, tornando alla programmazione, la mia sfida è fare poche cose e cercare di farle bene. In questi momenti, in questi giorni, con l'aiuto dei settori sto facendo degli incontri per quanto concerne il contratto di quartiere e quindi il nuovo municipio, sì, che forse un po' tutti dimenticano ad Avezzano, ma quella lì è una delle più grandi opere, se non la più grande opera pubblica avuta ad Avezzano dal dopoguerra a oggi. E completata, mancano due stati d'avanzamento e ci sono le adeguate coperture in bilancio, ho provveduto a verificare queste cose e mancano gli impianti. Sugli impianti si sta facendo un ragionamento per trovare le forme migliori di copertura e senza avere un'incidenza sulle tasche dei cittadini, e questa cosa qui è possibile e la sfida è di completare quest'opera o quantomeno parzialmente nel più breve tempo possibile, e ritengo che possa essere un obiettivo importante e benché importante e difficile da raggiungere, ma credo ci si possa fare. Possiamo concludere qui, grazie a chi è stato in nostra compagnia e grazie soprattutto ai due nuovi assessori al Comune di Avezzano, Filomeno Babbo, Lorenzo De Cesare. Grazie a voi. Grazie a voi. Alla prossima.